di tecnico. Un po' per uno, però, vabbè, abbiamo parlato meno di lei. Abbiamo parlato meno di lei. Ma io ho preso il tempo, prego, Toninelli. No, anche perché abbiamo delle risposte. No, la ringrazio, Presidente, la ringrazio di aver approfondito molto la nostra proposta che abbiamo veramente costruito con serietà e condivisione. Da un certo punto di vista però ho notato alcune imperfezioni in quello che l'ha detto. Noi abbiamo dato veramente importanza alla governabilità. Abbiamo fatto anche uno studio che noi vorremmo proprio consegnare, che sia propedeutico anche un secondo incontro per trovare su questo concetto fondamentale un punto d'incontro. Quindi io ribadisco quanto detto, non voglio entrare nello specifico di contestazione o replica quanto detto dal Presidente, ma vorrei farlo magari in un secondo incontro, Presidente, affiancati magari agli uffici legislativi dei rispettivi gruppi parlamentari per approfondire ancora di più in una sede diversa da questa. Ottimo, allora, visto che abbiamo deciso di fare un incontro successivo, io vi proporrei di arrivarci con le idee chiare rispetto ai temi. Io formulo le 5 questioni o 3, vediamo quante vengono. 1. Il Movimento 5 Stelle è disponibile o meno a studiare un correttivo, quale che sia la legge elettorale? Ci sono anche alcune cose che ha detto Di Maio che riprenderemo dopo. 1. Che consenta a chi vince di governare. Noi riteniamo che il Toninellum non garantisca questo e abbiamo gli elementi tecnici per dirlo. Per cui ci sta bene ragionare con voi e discutere con voi nel merito, non saremo mai d'accordo se non abbiamo la possibilità di dire una cosa molto semplice, non che vogliamo vincere noi, ma che chi arriva primo, al primo turno o al secondo turno, vinca. Vi faccio l'esempio di Pizzarotti, che credo sia ancora dei 5 Stelle, Nogarin, che è dei 5 Stelle appena stato eletto, Cozzolino, che ha vinto a Civitavecchia, e altri comuni sopra i 15.000 abitanti, non me li ricordo, ma ci sono, forse in Sicilia c'è un meccanismo diverso di legge elettorale. Ma comunque voi avete vinto in Ragusa, mi pare. Dove avete vinto? A Ragusa e Bagheria. E Bagheria, Ragusa e Bagheria, perfetto. Non volevo sembrare riduttivo, sono 5 comuni, sono sotto 1.000, è un bel risultato. Allora, primo punto quindi questo. Noi vi chiediamo formalmente di accettare o meno, di farci sapere se accettate o meno, il rapporto tra governabilità, primo o secondo turno che sia, e certezza. Secondo punto, chiediamo che per rispetto ai cittadini noi diciamo mai più inciuci e mai più larghe intese. Può sembrare strano che lo diciamo noi, che oggi siamo in questa legislatura in un governo di larghe intese che poi si sono un po' rimpicciolite, mi si sono ristrette le intese come quel film. Però noi ve lo chiediamo, cioè noi vi diciamo, chiunque di noi, se noi ci dobbiamo mettere insieme, lo diciamo prima. Invece il meccanismo è che se con il Toninellum ci si mette insieme dopo, a meno che tu non prenda una percentuale enorme. Sì, è giusto. È gentilissimo, Presidente. No, ma ha ragione lei, perché sto parlando di lei, quindi fatto personale, direbbe Di Maio. Noi l'abbiamo studiato a fondo questo e riteniamo che un accordo preelettorale, che significa accordo fatto per con i sistemi con premi di maggioranza, per raggiungere premi di maggioranza e quindi per spartirsi le poltrone, ha dimostrato la storia, l'ultimo, quello ricordato ora del 2008, un governo con un'amplissima maggioranza a Camera e Senato si è sbriciolato, perché si crea una cozzaia di partiti che poi si sciolgono in una coalizione dopo le elezioni. Quello che noi parliamo è di un accordo programmatico, che potrebbe esserci, perché il nostro sistema potrebbe tranquillamente, se con l'opzione che ha appena detto Di Maio, ripresa da Di Monte, se ristretto nelle circoscrizioni, tranquillamente, non parliamo di certezza, ma favorire un'ampia certezza nel raggiungimento. Di che cosa? Di una maggioranza da soli. E se non ci sarà, ci sarà un accordo programmatico, due forze politiche si incontrano su un punto. Toninelli, lei è molto chiaro su questo. Su questo punto è stato molto utile che lei... Però abbiamo delle opinioni diverse su questo passaggio. Non considerato come una polemica. Io non so se tra quelli che vi hanno votato, alle ultime europee in questo caso, quindi non c'entra niente con la governabilità, se aveste detto prima che facevate l'accordo con Farage, siamo sicuri che vi avrebbe votato qualcuno in più, o forse qualcuno in meno, chi lo sa, è un ragionamento sterile perché non possiamo perdere, però voi non l'avete detto prima, noi invece lo abbiamo detto nel bene e nel male, perché noi abbiamo detto che avremmo appoggiato, che saremmo entrati nel gruppo del Partito Socialista Europeo. Allora, dirlo prima, secondo me, è un fatto di etica. Quindi su questo punto... Avete detto anche che Bersani faceva il Presidente del Consiglio. Ma c'eravate voi, non ce l'ha fatto fare. Se non c'eravate voi, lo faceva. Questo quindi... significa che dire le cose prima poi non significa sempre mantenere promesse. Presidente, lei conviene con me che chi vince... Scusi, scusi, scusi.
Qual è il punto? È esattamente il punto di debolezza del Porcellum, quello che lei ha appena detto, eh? A questo è molto utile l'intervento di Di Maio. Perché? Che è il punto di debolezza delle promesse che si fanno prima delle elezioni. Sì. No, no, però vorrei essere chiaro. Vorrei essere chiaro. Se ci fosse stato l'Italicum, al ballottaggio ci sarebbe andato, credo, Bersani e Grillo. No, Bersani e Berlusconi, perché c'è la coalizione. Cioè, ci sarebbe stato un ballottaggio. Esattamente come è accaduto a Parma, a Livorno, ma anche a Firenze. Io ho vinto al ballottaggio quando ho fatto il sindaco. Cioè, io voglio andare proprio su questo punto. Sarebbe stato più giusto che, siccome nessuno ottiene il quorum, ci sia un ballottaggio. Con il Toninellum proviamo a applicare l'Italicum e il Democratellum. Con l'Italicum, situazione del 2003, ballottaggio. Bersani contro Berlusconi. A meno che tu non consideri di dare a mandare al ballottaggio non le prime due coalizioni, ma le prime due liste. In quel caso andavano Bersani e Grillo. Sempre in teoria, perché poi non si sa a quel punto come si sarebbero fatti gli accordi. Ma io vi seguo su questo ragionamento. Con il nostro meccanismo si sarebbe garantito che l'uomo scelto dagli elettori avrebbe fatto per 5 anni il Presidente del Consiglio. Certo, se poi c'è Mastella, quello che si chiama tradimento. Lo scegli prima. Ho capito, ma Mastella, noi abbiamo risolto questo problema, signori. Noi facciamo le primarie e ce li scegliamo con le primarie. È un problema vostro quello di scegliervi i candidati. Ognuno avete i vostri sistemi. Noi quando andiamo a fare le primarie e scegliamo le persone, cioè, c'è un sacco di gente che prende un fracco di voti e va in Parlamento per questo. Dopodiché non è detto che chi prende tanti voti non abbia dei problemi con la giustizia. Però Di Maio su questo bisogna che glielo dica. Il deputato del PD cui lei fa riferimento... No, ma non se la prenda sul personale, Presidente, giusto per parlare di legge elettorale, per fare esempi come abbiamo fatto in passato su tanti altri punti. È talmente personale che questo partito ha votato per l'arresto del proprio deputato, quindi non le consento di dire personale, mi faccia finire Di Maio, lei ha già fatto l'altro confronto e ha visto quanto io ho interrotto costantemente Beppe Grillo, non notoriamente, come ha detto. Vicenda, diciamo così. È stata un'interruzione, lasciamo stare, continuo. Siccome siamo molto tranquilli, le dico... Per rispetto e dignità degli 11 milioni di persone che hanno votato il PD, che sono tanti, 11 milioni, sappia che questo è un partito che quando uno dei suoi deputati sbaglia, non ha problemi. E qui c'è il capogruppo che ha alzato la mano per dire si fa così, a votare e a dire va in carcere. Noi siamo fatti così, noi siamo di questa razza qui. Vado nel merito delle 5 domande, così poi le teniamo e vi faccio anche una proposta di metodo, perché trovo inutile rivedersi se non abbiamo chiaro i punti. Uno, la governabilità, ve l'ho detto. Due, bisogna dirlo prima. Quindi, governabilità, chi vince lo dice prima. Tre, che mi sembra molto importante, noi siamo dell'idea di rimpicciolire i collegi, come lo zio dice, nel senso che secondo noi uno dei punti di debolezza della vostra proposta è che 42 nomi, di cui uno cancellabile e eventualmente molto complicato. Quarto punto che vi chiediamo è se siete d'accordo con la nostra proposta costituzionale, che quindi non riguarda la legge elettorale ma tocca la legge elettorale, che è quello di affidare alla Corte Costituzionale prima il giudizio sulla legge elettorale, quindi vi chiediamo su questo. Quinto e ultimo punto, vi chiediamo, siccome siamo molto contenti di questa vostra disponibilità, se siete anche disponibili a ragionare per il futuro di riforme e di riforme costituzionali, visto che siamo ormai nell'immediata scadenza della discussione al Senato della riforma costituzionale che prevede il Senato non più dentro un sistema di bicameralismo perfetto, le regioni con il titolo quinto ridotto e l'abolizione del CNEL e di altri organismi, ci farebbe piacere se su questi temi noi potessimo confrontarci ancora. Allora finisco, noi segniamo in modo esplicito sul nostro sito queste 5 questioni che vi poniamo. Credo che forse sia anche inutile vedersi se prima, essendo chiarite, non ci diamo reciproche risposte, quindi mi sembra molto trasparente. Lo scriviamo sul sito, lo mettiamo sui social, facciamo l'elenco dei punti che vi abbiamo offerto alla vostra disponibilità, però vogliamo anche dirvi grazie perché stavolta il confronto è stato un confronto molto serio, molto nel merito, molto civile. Abbiamo delle opinioni, viva Dio, diverse, se no saremmo uguali, sarebbe un problema per tutti, sia per voi che per noi. E entro, oggi che giorno è? Oggi è,
oggi è il 25, noi entro il 30 giugno vi mettiamo sul, anche prima, entro venerdì prossimo, vi facciamo sul sito del Partito Democratico, www.partitodemocratico.it, così lo dico a quelli che seguono i streaming e che sono ai 5 Stelle, magari cambiano idea, o viceversa, chi lo sa, tanto, o cambiano verso, vediamo chi cambia verso. Stiamo aspettando ancora il vostro bilancio del 2013. Di Maio, ma perché, se vogliamo metterlo su questo, io non ho alcun problema. No, ma va bene. Se vogliamo parlarne. Io sono il sindaco che nella sua città ha messo trasparente ogni centesimo di denaro pubblico. Quindi no, se permette, rispondiamo anche un attimo ad alcune osservazioni che ha fatto lei, anche sulla questione. Ma sono le stesse di prima. Sulla questione della governabilità. Io vorrei che ci capissimo qui. Lei conviene con noi che chi vince non è detto che governi? Perché è questa la grande partita sulla quale noi ci troveremo a confrontare. Le dico subito, noi facciamo non siamo l'esempio di facciamo l'esempio dove aspetta, vinto aspetta, voi. Aspetta, le voglio dire una cosa. Noi non siamo né contro i doppi turni né contro i premi di maggioranza. Beh. Quindi possiamo ragionare su quale possa essere il punto di caduta. Perfetto. Su questa legge elettorale, il Democratellum, vediamo quali sono le vostre proposte di modifica, adesso ce le scrivete online, noi le prendiamo, le valutiamo, ci rivediamo a stretto giro e così vediamo se ci sono dei punti di incontro. Se poi non ci saranno, comunque sarà ci siamo confrontati. Trasparente ci saremo confrontati alla grande. Perfetto. Per quanto riguarda la questione della governabilità, però, dobbiamo chiarirci anche per rispetto dei cittadini italiani. Chi vince il giorno dopo non è detto che riesca a governare, perché il problema è chi c'ha dentro, chi si è imbarcato. E questa è la nostra anche preoccupazione per il paese, perché nella fretta di vincere c'è gente che imbarca di tutto, micropartiti, piccoli partiti. Ma io le faccio l'esempio. Sì, voi avete perso un alleato che era SEL quando l'avete fatto al primo con il Porcellum. Il Porcellum alla fine non faceva altro che creare quella fretta di vincere, di voler vincere a tutti i costi. Noi avete siamo fatto quelli che l'hanno cambiato, Presidente, mi spiego. Non l'avete cambiata voi, l'ha bocciata la Corte Costituzionale. Però al di là di questo. Giusto per non parlarci l'uno sull'altro, poi dopo la faccio parlare. Grazie. Nessun Riccheggiano, lui è l'estensore della legge elettorale, magari sente sul personale qualcosa che dice, quindi è anche normale. Sono stato rispettoso, Toninelli mi ha dato che è un rispettoso. Discorso che va per il futuro del paese. Noi dobbiamo fare una legge elettorale che permetta la governabilità, però allo stesso tempo non crea delle ammucchiate. Beh. Perché se creiamo le ammucchiate, come per esempio il Partito Democratico, che allora non era Partito Democratico, ha provato a vincere alle elezioni del 2006, quelle con Prodi, e lì dentro, per effetto del cercare di vincere tutti i costi, ha imbarcato di tutto. Dall'altra parte, colui con cui avete portato avanti l'Italicum ha fatto addirittura delle liste Forza Roma e Forza Lazio per prendere voti all'interno della sua coalizione e cercare di vincere. Qual è stato il risultato? Che poi quelle fatto. Coalizioni, quelle no, non mi pare a questo turno. Questo turno mi sono accorto anch'io. Alla questo fine, turno benissimo, noi, benissimo. Accorti. Alla fine l'obiettivo era solo quello di vincere, poi le ammucchiate hanno creato dei danni. Scusi, per rispondere Di Maio, sulle riforme. No, aspetti, poi dopo rimanga sulla mucchiata. Presidente, non rimango sulla mucchiata. Non è nella nostra cultura politica. Per rispondere per quanto riguarda la questione delle riforme, noi siamo disponibili ad un tavolo delle riforme, se vuole e se il Partito Democratico è disponibile, però è chiaro che, voi sapete meglio, qui c'è il capogruppo, al Senato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale scade alle 6 di stasera. Ora, se non ci vogliamo prendere in giro i cittadini italiani, se si sposta il termine degli emendamenti, ragioniamo di riforme costituzionali e ne parliamo insieme. Inciso finale. Lei ha di fronte l'unica forza politica in Italia che alle ultime elezioni ha presentato 10.000 candidati, tutti incensurati e non indagati. Da questo punto di vista, credo che rispetto a un partito che si è trovato indagati, che si è trovato sindaci arrestati, noi ci possiamo permettere di dire che il problema è l'offerta elettorale. L'offerta elettorale cambia nel momento in cui c'è la minaccia che il cittadino seleziona quei candidati. Allora, così chiudiamo la discussione e andiamo a lavorare tutti, non che questo non sia lavoro, ma naturalmente ciascuno di noi ha degli impegni. Punto numero uno, contro la mucchiata. Che sta nella vostra cultura politica e non solo politica, immagino di che tutti non noi. Sta nella nostra cultura perché politica. Alcune Presidente. Delle frasi dei vostri deputati, talvolta non sulla parte politica, lasciano pensare che non siate propriamente contro certi atteggiamenti. Ma questo che c'entra con le ammucchiate politiche, Presidente? Di Maio, lei è riuscito a mettermi insieme il 2006.
gli arrestati e gli indagati. Per piacere, andiamo con ordine nel merito. Andiamo contro l'ammucchiato. No, io Mastella non lo cito neanche se mi sforzo, invece a lei viene naturale. Allora, vado nel dettaglio. Lei dice: non mi viene naturale, prego, Di Maio, via, un po' per uno, se no non è ping pong. Nel merito della governanza, noi pensiamo che dalle elezioni siamo banali. Noi, guardi, per chi ci ascolta da casa, noi pensiamo che ci debba essere un vincitore. Il punto delicato del Toninellum è che può darsi che ci sia un vincitore, ma non c'è la certezza che ci sia il vincitore. Nell'Italicum c'è. Il Porcellum, votato in Parlamento dal PDL e dalla Lega, con i voti contrari, lui non era in Parlamento, io non ero in Parlamento e non lo sono nemmeno ora, lei non era in Parlamento e lei non è in Parlamento e non lo è nemmeno ora. Quindi vede, noi siamo in quattro e di questi quattro nessuno era lì. Quindi rinnovamento lo facciamo anche noi. Eppure il nostro, ma convintamente siamo anche molto felici di esserlo, il nostro partito ha votato contro il Porcellum per tanti motivi, il primo dei quali però è che non ha dato la possibilità di vincere. Lei ha fatto l'esempio di Bersani, Bersani l'ha spiegato molto bene in bersanese, direbbe Roberto e Alessandro hanno guidato la campagna contro di me, tra l'altro io eravamo insieme, ma noi siamo un partito che si chiama Democratico, io ho perso e voi avete vinto. Come disse Bersani? Disse: io sono arrivato primo ma non ho vinto, io vorrei un meccanismo in cui chi arriva primo vince. Poi, se lo vogliamo fare al secondo turno, anziché al primo turno, io colgo l'apertura di Di Maio, la sottolineo perché mi sembra un aspetto positivo, ma il vostro meccanismo per noi, per essere oggetto di discussione, deve garantire la certezza di vittoria. Poi Di Maio ci mette un elemento in più politico che io posso anche condividere, cioè che il rischio che alcuni di quelli che vanno in Parlamento poi o cambiano idea, giustamente di alcuni deputati che hanno cambiato idea, o no. Bene. Questo è il punto centrale. Noi siamo per la governabilità. L'ultima cosa, sulle riforme. Noi siamo pronti a chiudere sulla legge elettorale che, come voi sapete, perché avete fatto manifestazioni non di grande giubilo alla Camera, la legge elettorale è già stata approvata al primo round alla Camera, al Senato. Andrà al Senato dopo non la fine del percorso costituzionale, dopo la fine della prima lettura del percorso costituzionale. Sulla prima lettura del percorso costituzionale, per evitare di perdere tempo in incontri, noi vi rifacciamo l'elenco anche in questo caso delle proposte, alcune delle quali credo siano sinceramente condivise: superamento del bicameralismo perfetto, riduzione del potere delle regioni, riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali. Ci sono alcuni dei punti su cui secondo me c'è un consenso vero, altri temo di no. Però per correttezza, onde evitare di dare anche l'immagine di essere tutti noi delle persone che passano tempo a discutere, noi facciamo i punti online in modo chiaro, semplice, spiegabile bene, e se riusciamo a trovare un punto di intesa ne siamo felici. In ogni caso grazie, perché questa discussione è stata per noi una discussione preziosa e importante, e buon lavoro. Toninelli ormai è un espertissimo, perché ho visto ma Presidente, è già la terza proposta di legge che lei ha fatto, è la seconda proposta di legge, ma io prendo proprio 20 secondi. No, le proiezioni sono completamente differenti. Io penso però, Presidente, che tutti noi a questo tavolo, e anche i cittadini che ci stanno seguendo, hanno la necessità di capire nel profondo cos'è la legge elettorale, con tutti i punti, da tutti i punti di vista, con i principi su cui si fonda. Lei ad esempio ha parlato di collegi piccoli nel suo e di collegi grandi nel nostro, però non ha detto che ad esempio con il suo sistema elettorale un candidato della Lega che ha preso 300 voti al Molise, 0,2%, è stato eletto in Molise con i voti di un bergamasco, di un lombardo in generale. Detto quando? Con le simulazioni di Presidente, scusi, però mi permette chioso anche sa che la sua legge elettorale non è il massimo Presidente, della semplicità. Presidente, 0,1 Presidente, chioso, io penso che però i cittadini ci chiedano un altro confronto per andare a fondo della questione. Volentieri, noi e spiegarla online, soprattutto. Mettiamo online e siamo a posto. Però chiusiamo insieme. Presidente, volevo precisare. Sì, lei ha aperto, io chiudo. Penso che siamo padroni del nostro tempo qui, no? Io no, perché ho un appuntamento internazionale tra circa 5 minuti. Benissimo. Ci sono autorevoli rappresentanti del suo partito della casta, sì, ma noi siamo coppia di fatto noi. In ogni caso, Presidente, quando si parla di riforme è chiaro che non c'è un voi domandate, noi rispondiamo, ci stiamo facendo un confronto. Benissimo. Quindi è chiaro anche che sulle riforme ci aspettiamo un confronto, non un accettate quello che noi teniamo in Parlamento, ce lo votate oppure no. Questo è giusto per chiarire questa cosa. No, è chiaro, però se noi abbiamo il termine di chiusura degli emendamenti ad oggi, non c'è la possibilità di presentare emendamenti. Se non guarda che noi abbiamo chiesto il confronto tante volte, molto spesso, Deputata Marretti, in tutte le modalità. Io voglio solo chiarire una cosa. Lo sai qual è il nostro? È
chiarissimo. Noi, io voglio solo che i cittadini italiani non siano presi in giro su questa cosa delle riforme. E noi lo Se c'è facendo. Volontà di dialogare con noi sulla questione delle riforme, apriamo un tavolo sulle riforme anche domani, non c'è problema. Alle 18 oggi scade il termine per gli emendamenti. Li avete presentati o no? Ci sono stati degli emendamenti, allora, dei vostri. Perfetto, in Parlamento, questo è quello che dicevamo noi, come le risposi io nei pezzini, si ricorda? Si ricorda. In bocca al lupo e grazie. Poi aspettiamo il parere sulle preferenze. A questo assolutamente, noi voi pensiamo, siete ve l'abbiamo o no detto, sulle preferenze. Vi abbiamo detto che per noi prioritaria è la governabilità, il tema delle preferenze viene dopo. Quindi il possiamo tema discutere della delle preferenze. Noi stiamo discutendo delle preferenze, della governabilità, delle cose. Dopodiché pensiamo che il sistema Toninelli, che io definisco scherzando il complicatellum, detto anche grande fratellum, dall'escluso della casa. Aspetti di vedere i risultati delle simulazioni dell'Italicum per capire quanto è complicato. Di Maio, eleggiamo gente a Canicattì e non Di Maio, votata in Basilicata. Rispetto alla comprensione dei cittadini, io credo che le ultime elezioni abbiano dimostrato che i cittadini sono molto più avanti di quello che noi pensiamo e che siamo in grado di capire molto meglio di quello. Quando vedo un politico che dice i cittadini devono capire, no, sono i politici che devono capire quello che chiedono i cittadini. I cittadini sanno che c'è la nostra proposta, è la legge del sindaco d'Italia. Se la vogliamo cambiare insieme o prendiamo partendo dalla vostra, dalla nostra, il sindaco ha una funzione amministrativa, però presidente, il Parlamento ha funzioni legislative, presidente. No, lo dobbiamo dire ai cittadini, presidente. Il sindaco ha funzione amministrativa, è una cosa diversa. La differenza, avendo fatto sia il sindaco che facendo il presidente del Consiglio, le sembrerà strano, ma una qualche differenza l'ho notata anch'io. Grazie. Eccoci dunque, torniamo in studio, riprendiamo la linea, è terminato appunto l'incontro tra...